Siamo con il presidente del Sodalizio Spiriti Liberi e organizzatore del convegno Gianni Rinaudo. Siamo qua a Cavaller Maggiore, fuori dal Palazzo Comunale, dove si è appena svolto il convegno Quale mobilità per la provincia di Cuneo. Ecco, chiediamo a lei qual è la risposta a questa domanda. Riflessione, anche perché gli spunti che sono stati comunicati sono stati molti. Senz'altro l'intervento del sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni, ha posto un problema che è fondamentale, cioè bisogna che si decida tutti insieme quanto vogliamo trasferire dalla mobilità privata, no? Cosiddetta individuale, no? Dall'autoveicolo alla mobilità del trasporto pubblico, sia su ferro che su gomma. Senz'altro bisogna che ci si muova su degli obiettivi ben chiari, ben definiti da questo punto di vista, ma ci vuole una coralità. Non possono essere i comuni o le province, ma ci vuole una decisione di sintesi e dovrebbe essere soprattutto la regione a interpretare questo obiettivo, no? Che è un obiettivo comunque che ci viene richiesto con urgenza da parte dei fenomeni climatici e non solo climatici. Cioè non possiamo continuare a essere la provincia con la più alta percentuale di morti, non possiamo essere una provincia che ha molte eccellenze, però ha delle strade che sono a volte impraticabili e ha un trasporto ferroviario che è quasi, no? Una complicazione, eccetto per quanto riguarda Fossano, per quanto riguarda Alba o Bra, no, su Torino. Cioè, bisogna che ci sia la decisione da parte di tutti coloro che decidono di operare verso un trasporto che sia un trasporto di qualità.